Cari amici, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti. Rieccoci, un caro abbraccio. Prima di parlare dell'argomento principale del video, dedicato naturalmente al calciomercato e al nome che andiamo ad approfondire in questo video, mi piace sempre quando durante le interviste vengono fuori i retroscena, vengono fuori anche delle situazioni interne allo spogliatoio. Mi piace immaginare anche come si muovono le dinamiche interne di un gruppo, quindi all'interno del Milan in questo caso. Mister Stefano Pioli ha parlato di un patto che c'è stato a Milanello con i giocatori che hanno lasciato il Milan per recarsi con le varie nazionali a giocare il mondiale, e Mister Pioli ha svelato questo patto interno all'interno dello spogliatoio milanista. In cosa consiste questo patto? Consiste innanzitutto nel fatto di lasciare liberi i giocatori di prendere le proprie decisioni, di allenarsi in modo comunque, diciamo, senza costrizioni, senza pensare al Milan, senza pensare a quello che succede nel club, ma solamente concentrandosi sulla nazionale. A patto però che a fine partita i giocatori chiamino poi l'allenatore per fare un punto della situazione, un resoconto individuale con il tecnico. Mi piace molto questa cosa perché lo ha svelato Mister Pioli. C'è stato proprio un legame, un patto con i giocatori che a fine di ogni partita con la nazionale dovevano chiamare l'allenatore rossonero. Lo dice lui in questa bella intervista a Sky Sport. Dice proprio: ho dato una regola ai giocatori che sono al mondiale, mi devono chiamare alla fine di ogni partita per dirmi come stanno. C'è anche un po' di preoccupazione dal punto di vista degli infortuni. Giustamente il Milan deve rincorrere il Napoli in campionato, deve giocare la Supercoppa italiana, la Champions League. Tutti i giocatori sono preziosi e ovviamente Pioli vuole informarsi, vuole sapere cosa succede con le varie nazionali. Ora veniamo al nome importante di questo video, perché secondo me si è fatta ancora un po' più di chiarezza su quello che è la situazione relativa al rinnovo di Rafa Leão. Perché si è esposto l'allenatore rossonero in prima persona, Stefano Pioli, si è esposto sul rinnovo di Rafa Leão e ha detto che sono attese delle buone notizie. Allora, io voglio dire una cosa, sul mercato e sul rinnovo di Rafa Leão ci stiamo spendendo tanto, no? Abbiamo spesso fatto dei video sulla situazione dell'attaccante portoghese, però quando sono diciamo i protagonisti a parlare, quindi Leão oppure Maldini oppure Stefano Pioli, e le dichiarazioni di questi protagonisti assumono un valore molto più importante rispetto alla narrazione che facciamo noi, in questo caso io, giornalista, nel raccontare la situazione a Leao. Cosa voglio dire? Che quando parla Stefano Pioli e dice che sono attese delle buone notizie, beh, è una dichiarazione importante, è una dichiarazione molto molto importante, perché stiamo parlando del rinnovo del giocatore più importante della rosa, più futuribile della rosa milanista. Ne parla anche Stefano Pioli nella sua bella intervista a Sky Sport. Lui dice: sono sicuro di due cose, dice Pioli. La prima, che Leao sta bene con noi, perché lo vedo e lo sento tutti i giorni, e che Paolo Maldini e Rafa Leao ne stanno parlando del rinnovo. Quindi sono due cose sicure. Il comportamento di Rafa tutti i giorni a Milanello, dove Pioli vede che sta bene con il Milan, con i compagni, con l'ambiente, e il fatto che Maldini e Rafa Leão stanno parlando del rinnovo. Quindi aspettiamo buone notizie, dice Stefano Pioli, virgolettato preciso, quindi aspettiamo delle buone notizie. Le aspettiamo ovviamente anche noi, tutto il popolo rossonero, tutti i tifosi del Milan sono
vogliosi di attendere queste belle notizie sul rinnovo di Rafa Leao. Insiste Pioli, dice: voglio bene a Rafa, credo che il suo percorso con noi non sia ancora finito, sta bene con i suoi compagni, sta bene a Milano e quindi c'è grande, questo lo aggiungo io, c'è grande fiducia per il rinnovo di Rafa Leao. Giustamente in questa intervista viene fatto notare quello che poi abbiamo detto anche noi in un video precedente, cioè che al di fuori del confine italiano mi sembra di capire che per Leao non sia così semplice affermarsi. Con il Milan è una stella, nel campionato italiano è il giocatore più importante della Serie A, se non tra i primi due o tre giocatori più importanti. L'anno scorso è stato l'MVP, quindi sicuramente viene visto Leao in modo diverso in Italia rispetto che all'estero. Pioli cosa dice sul poco minutaggio avuto da Rafa durante il mondiale? Dice così: il Portogallo ha una rosa di livello, non entro nel merito dei minuti giocati. Il primo anno, qui poi si riferisce al Milan. Non lo, il primo anno l'ho punzecchiato molto, è vero, ma in allenamento subito ho capito che giocatore era. Ha una tecnica abbinata a una velocità che in pochi hanno. Gli è servito del tempo per ambientarsi, ma il suo potenziale si è visto subito. Credo che debba fare ancora un salto per diventare un campione. Questo è anche un suggerimento che Pioli dà a Leao. Dice: caro Leao, tu stai bene con noi, stai bene con l'ambiente. Ti manca ancora qualcosa per compiere un salto ulteriore. Quindi resta al Milan per migliorarti e poi magari dopo il rinnovo in futuro, se arrivano super offerte o comunque vuoi andare via per migliorare, per fare un ulteriore step, allora puoi anche farlo. Però in questo momento Pioli dà anche un suggerimento a Rafa, cioè quello di rimanere per fare questo ulteriore passo in avanti. Lui dice: gli è servito del tempo, credo che debba fare ancora un salto per diventare un campione. I giocatori così offensivi devono stare vicino all'area. Questo è un ulteriore suggerimento che Pioli dà a Leao come giocatore. Lui può giocare dappertutto, credo che possa diventare ancora più decisivo nell'area avversaria. È un ragazzo molto intelligente, molto disponibile. Stiamo comunque parlando di giocatori che hanno talento, devono avere la libertà negli ultimi 30 metri. Voglio che chiuda di più sul secondo palo, glielo dico sempre, dovrebbe impattare di più. Quindi la morale di questa dichiarazione di Stefano Pioli su Leao è che deve ancora migliorare dal punto di vista tattico, vuole che il giocatore chiuda di più sul secondo palo, quindi magari anche concludendo di più sul secondo palo, faccia dei movimenti migliori in zona offensiva per essere più pericoloso in area avversaria. Non c'è solamente Stefano Pioli che parla del futuro di Rafa, che parla di come Rafa stia bene al Milan, ma è anche uno Stefano Pioli che dà continui consigli al giocatore portoghese per migliorarsi. Io penso che davvero Leao non possa trovare di meglio, quindi stia al Milan, rinnovi con il Milan, prolunghi il suo contratto con il Milan e poi magari fra 1, 2, 3 anni se ne riparla. L'importante è arrivare quindi alla conclusione di questo contratto. Chiudiamo con una dichiarazione che ha fatto sempre Stefano Pioli per quanto riguarda il futuro del Milan, il progetto del Milan. Lui dice: se abbiamo fatto questo percorso è perché tutte le componenti hanno dato il proprio contributo. Dal primo giorno che sono entrato a Milanello, mi sento bene, mi sono sempre sentito bene, anche nel confronto con Maldini e Massara, mi ha dato sempre più forza nel mio lavoro. È molto importante quando nei club l'allenatore viene supportato dai dirigenti. È fondamentale. Perché l'allenatore può lavorare con serenità, può lavorare con la mente libera e questo è successo al Milan e grazie anche all'apporto di Maldini e Massara, dei dirigenti, direttori sportivi e direttore tecnico della squadra rossonera, questo è potuto accadere, è potuto
avvenire, e il Milan è riuscito poi a vincere lo scudetto, anche soprattutto grazie a questa compattezza tra allenatore e dirigenza.